La storia di Angela Calcagno, ribattezzata il 7 dicembre 2010 in Mariangela, è una storia fatta di sofferenza, di dolore, solitudine, tristezza, diventata poi, per grazia di Dio, una storia di rinascita e di salvezza. Un'infanzia infelice, l'orfanotrofio, l'adozione, il senso di smarrimento, la solitudine, fino a diventare poi grande, incontrare l'amore della sua vita. Poi il dolore si ripresenta nuovamente con un lutto, il lutto del suo fidanzato Luca. Pian piano questo la conduce alla pratica del Reiki. Angela entrerà senza saperlo a far parte di una setta satanica che le ordinerà l'uccisione di Chiara Mirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Quell'omicidio, per grazia di Dio, non ci sarà mai, perché l'abbraccio di Chiara ha fatto sì che Angela, oggi Mariangela, incontrasse l'abbraccio di Dio. La sua storia di rinascita è scritta nel libro che ha avuto e sta avendo veramente un enorme successo, Edizioni Shalom, Sono rinata, testimonianza di salvezza, con la premessa di Suor Natalina Todeschini e l'invito alla lettura del Cardinale Angelo Comastri. Io ho il piacere oggi di avere con me Mariangela Calcagno, benvenuta. Grazie Rita, benvenuti a voi. È bello insomma essere qui in un luogo santo, abbiamo dietro le spalle la Basilica di Cascia, questo ormai da 10 anni è casa tua, però noi prima di arrivare al tuo ingresso qui dobbiamo iniziare appunto da un po' di tempo fa. Io comincerei subito dalla conoscenza del tuo fidanzato Luca. Tu conosci questo ragazzo, scopri con lui l'amore, insomma dopo anni decidete di sposarvi, però succede qualcosa. Sì. Diciamo che eravamo due opposti. Lui era il classico ragazzo che tante mamme vorrebbero per la propria figlia. Era perfetto, ma aveva un grande difetto. E che difetto aveva? Che lui era un cattolico e un cattolico convinto. A differenza di me, che proprio non credevo assolutamente in niente. Poi, e le mie storie precedenti erano veramente storie di usa e getta. Io mi dicevo sempre: vabbè, ma a me che importa, io il cuore non ce lo metto. E quindi le mie relazioni andavano proprio in base al mio lavoro. Io sono cuoca e andavano in base quindi alle stagioni estive, alle stagioni invernali, adeguavo un ragazzo. L'incontro con Luca cambia perché con Luca io mi sento amata, con Luca mi sento voluta bene. Con Luca mi sento rispettata come donna. E la cosa incredibile è che, a differenza degli altri, io con Luca non ci andavo a letto. Eppure mi sento voluta ancora più bene. Decidiamo di sposarci, ma anche lì l'ho fatto sudare, perché io in chiesa non ne volevo assolutamente sapere di metterci piede, e farà fatica a convincermi. Perché riesce a convincermi? Perché lui mi propone questo matrimonio misto, cioè dove mi si dà la possibilità di, a lui si dà la possibilità di vivere il sacramento, io non faccio la comunione e quindi mantengo il mio credere di essere atea. Si chiama proprio matrimonio misto. E addirittura io lo prendo un po' in giro, perché gli dico: senti Luca, ma sto matrimonio quanto costa? Non fa niente, tu devi solo presentarti quel giorno. E quindi si fissa la data. E soltanto che io con Luca non mi sposerò mai, perché Luca 4 giorni prima del matrimonio partirà per il cielo. E lì è quella rabbia, quel dolore. Come muore? Lui muore a causa di una trasfusione di sangue infetto. Siamo negli anni in cui, nel famoso scandalo. E quindi per me è quel dolore, quella rabbia che senti partire dallo stomaco e uscire fuori tutta insieme. E io ricordo il giorno dei funerali. Io mi trovavo su questa spiaggia a camminare in una solitudine più totale. Ho alzato il mio sguardo verso il cielo e ho detto: Dio,
se tu esisti io ti distruggo, ma se tu non esisti passerò la mia vita a dire al mondo che tu non esisti. E lì è incominciata una guerra con Dio. Una guerra contro Dio, sì. Perché poi questo senso di fragilità ti porta alla pratica del Reiki. Io apro e chiudo una parentesi, vorrei che tu spiegassi brevemente in cosa consiste, anche, ecco, sai, per mettere in guardia pure le persone che a volte ci cascano per debolezza, come è stato per te. Ma io parlo di quello che è stata la mia di esperienza, perché io incontrerò questa persona in cui... Una psicologa. E la psicologa la incontro dopo. All'inizio, quando mi avvicino al Reiki, non è la psicologa. Diciamo che sono state varie step, non è che dalla sera alla mattina tu ti ritrovi lì. Io stavo male, ero angosciata, non dormivo la notte, quindi stavo veramente male. E una collega mi propone di andare in un appartamento dove c'erano degli incontri di rilassamento. E quindi io ci sono andata e mi ricordo che si parlava di angeli, ma io non è che capivo più di tanto. Dopodiché hanno iniziato a metterti, a importi le mani, e io devo dire una cosa, a me sembrava di stare meglio, cioè la cosa incredibile, il primo impatto, a me sembrava di stare bene. Certo, poi c'era tutto il giro di soldi dietro, anche quello non era pulito. E non mi rendevo conto che però diventava una dipendenza. Io non ero libera. E voi direte, mi davano magari una pietra colorata ben precisa. Un legame, diciamo. Tu dici, vabbè, ma che ti può fare una pietra? E io ricordo che quando sono stata da questo esorcista e ci sono stata per un bel po', queste pietre che mi erano state date, ed erano pietre dure, quindi sfido chiunque, si spaccavano, si rompevano, esplodevano. Quindi forse tanto innocue queste pietre non erano. E mi accorgevo di questi legami, diventava una droga che non ne potevi più fare a meno. Io non ero libera di scegliere, a differenza invece, per esempio, della fede in Dio. Io quello che ho sperimentato seguendo Gesù è stata la libertà. Poi come, cioè, sei uscita fuori da questo Reiki? Come hai troncato questa frequentazione? No, io da lì mi è stata proposta questa psicologa, perché io mi agitavo proprio tanto, non riuscivo a concentrarmi, non riuscivo, eccetera. E quindi vado da questa persona. E poi questa persona inizia a praticare dell'ipnosi su di te. Inizia a operare dell'ipnosi e anche lì aumentava sempre. Cioè non è che io andavo un giorno a settimana, aumentava un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni a settimana. Io non ero più libera di niente, né decidere né come vestirmi, né gli amici, niente. Dipendevo totalmente da cioè lei. Ti aveva plagiato mentalmente. Plagiato. Poi ti porta una sera, dice andiamo a fare No. E lì modalmente tutta questa manipolazione che veniva fatta, che è durato quanto? Che due periodo? Anni, due anni di lavaggio, sì, diciamo. Esatto. Da Reiki alla prima messa nera, un anno. Eri due anni. Imbottita bene, diciamo, sì. di molte esatto. Falsità. Ma era facile imbottirmi, era facile, perché fondamentalmente era una persona fragile, era una persona che aveva sofferto nell'infanzia, l'abbandono, avevo sofferto la partenza di Luca, avevo sofferto in tante occasioni, quindi quando una persona è fragile si aggrappa a tutto pur di star bene. E quando siamo arrivati appunto un sabato sera,
come fosse la cosa purtroppo più normale di questo mondo, a me viene comunicato il posto e io mi ritrovo a partecipare alla mia prima messa nera. E da lì io la chiamo proprio l'autostrada più veloce della discesa agli inferi. Tu non ti eri resa conto in che situazione eri andata a finire? No, perché per me era tutto normale. Per me, e se io penso a quella notte di Natale del 96, quando mi viene detto che posso avere io il potere, quindi erano molto bravi perché avevano agito proprio su quello di cui quindi avevo tu dovevi bisogno. In pratica, cioè, di questo si parla, diventare una sacerdotessa di Satana e di avere il potere sulla vita delle persone, cioè a me che avevano portato via Luca potevo decidere io adesso sulla vita delle ovviamente persone. Ovviamente la cosa ti allettava, certo, la sete di potere, certo, è ciò che alletta l'uomo fondamentalmente. E quando mi hanno detto questa cosa, non è che io ho detto, vabbè, mi state chiedendo di uccidere una persona. Cioè, l'assurdo che tutto era normalità. Per me era diventato tutto normalità. E quindi sono partita per Roma, sicuro. Tu il 6 gennaio 1997 ti rechi da Chiara? La notte tra il 5 e il 6 gennaio. È molto importante questa cosa qua. Non era il 6 gennaio, era la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Perché viene decisa proprio quella notte? C'è proprio una spiegazione. C'è una spiegazione ben precisa. Perché in quella notte viene proprio ricordato la rivelazione di Gesù ai più lontani. E perché uccidere Chiara in quella notte? Perché Chiara all'epoca si occupava di tutte le persone che non hanno conosciuto l'amore di Dio. E quindi andava eliminata, quindi. Certo, era uno sfregio. E quindi parto decisa di quello che avrei fatto. Sono arrivata alla porta della comunità, all'epoca ce n'era solo una piccolina, e ricordo molto bene che ho suonato sto campanello ed ero sicura di quello che avrei fatto, sicura al 100%. E ho suonato il campanello e Chiara racconta sempre questo, che in quel momento ha sentito nel cuore: apri tu quella porta perché c'è una mia figlia che ha bisogno. Chiara si è alzata, ha aperto quella porta e ha fatto una cosa sola: mi ha abbracciata e mi ha detto finalmente sei a casa. È l'abbraccio che capovolgerà totalmente. Cioè, lì non hai più pensato minimamente a ucciderla? No, io non ho più pensato a nulla. Non ho più pensato assolutamente a nulla. Quindi poi diventa la tua casa, Nuovi Orizzonti? Nuovi Orizzonti diventa la mia casa. C'è stato ovviamente tutto un passaggio non facile, perché c'è una cosa molto bella che amo raccontare. Ricordo che quella notte, quando Chiara mi portò in camera sua, io ho avuto chiaro che se mi avessero trovato mi avrebbero ammazzato. E allora dissi: almeno la mia anima la devo salvare. E per assurdo, questa cosa qua che sto per dire me l'avevano insegnata i satanisti. Mi avevano detto che i cattolici credono con tutte le loro forze che attraverso un pezzo di pane consacrato c'è la salvezza. E allora ho detto: ok, se mi trovano mi ammazzano, il corpo è perso, ma almeno l'anima la posso salvare. E allora dissi a Chiara, dissi: chiama, se tu mi dai quel dischetto bianco, perché all'epoca non sapevo come si chiamava, io so che mi salvo. E lei mi fa: sì, però prima ti devi confessare. Hanno chiamato un santo sacerdote, mi sono confessata, ma ne avevo combinate un po' tantine e purtroppo ero incorsa in una scomunica immediata. E si creava un problema: se mi trovavano mi ammazzavano, anche l'anima era persa. Ma grazie al cielo Don Salvatore sapeva cosa fare, ha preso carta e penna, ha scritto tutta la mia storia e l'ha spedita alla Congregazione della Dottrina per la Fede. E solo dopo 2 giorni un certo cardinal Ratzinger ha risposto dicendo: oggi
la chiesa in festa, perché un figlio è tornato a casa. E con questo permesso speciale, la notte del 27 gennaio al Celio, dalle suore di Madre Teresa, con Madre Teresa, saranno gli ultimi giorni che starà a Roma. Che grazie che hai avuto. Ho potuto ricevere il sacramento della confessione e l'Eucaristia. Perché poi comunque una volta uscita hai avuto delle ripercussioni da parte di quel mondo satanico. Sì, beh, non è stato facile, ho cambiato diverse case in 365 giorni, il primo anno non ho mai dormito nello stesso letto, cambiavo ogni volta. E dopodiché io ho sempre detto, Gesù, non sono io che ho scelto te, sei tu che hai scelto me, e quindi sei tu che ti devi occupare di me, di proteggermi. E ho fatto tutto un percorso, però ecco la bellezza di Dio, no? Che dico, perché è libertà, perché Lui non ti violenta, Lui rispetta i tuoi tempi, e lui è amore infinito, no? Se ci volesse perfetti ci avrebbe fatti perfetti, e a Lui basterebbe far così e cancellare tutto, e no, Lui vuole che ogni giorno noi decidiamo. Ci sono dei tempi che a volte a noi ci sembrano infinitamente lunghi, invece ci servono per crescere, per poter poi un domani capire il perché sono accaduti certi episodi. Perché io ho fatto un periodo molto lungo a Nuovi Orizzonti, però poi mi ha messo un'inquietudine, una sana inquietudine nel cuore, e incominciai a sentirla già da Međugorje, perché io ho avuto questa grande grazia. Infatti tu sei andata nel 2004 la prima volta a Međugorje. La prima volta nel 2004 per obbedienza. Che poi lì hai avuto anche un'esperienza molto bella, particolare con Maria. Esatto, della presenza di Maria. Io ero stata rifiutata per l'ennesima volta dalla mia mamma naturale, e allora ero un po' arrabbiata e mi fu consigliato di andare a Međugorje, ma io sono molto razionale, e allora madonne che appaiono a destra e a sinistra, sono un po' prevenuta, e mi fu detto di andare. Io dicevo, ma io posso le ferie mie andare in un posto dove dicono che appare la Madonna a scalare montagne, e però mi fu detto, ci devi andare. I primi giorni mi ricordo che lì in Međugorje facevo il giro dei vari caffè bar per trovare un caffè italiano e non turco, e per trovare un caffè appunto italiano. E poi un giorno Silvana, una guida lì di Međugorje, mi propone di andare al programma serale. E io, che se fa sto programma? Dicevano, dai, è all'aperto, c'è la messa, c'è il rosario. Io dicevo, ma io posso ritornare a Roma e dire che sono stata in ferie e non essere abbronzata? E dico, andiamo a questo programma serale. Stando che io mi presento in Bermuda, in fradito, Walkman e lo stuoino. In vacanza. Silvana mi guarda, dove vai? Al programma serale. Lei non ha detto niente, perché dice, questa, se gli dico qualcosa non viene più. E mentre arrivo lì in Međugorje, era appunto all'aperto, c'era questo prato, io ho steso proprio lo stuoino e mi sono messa a prendere il sole, normalmente. Sembra una scena comica. No. E mentre sono lì che prendo il sole, passa Maria Veggenti, che io non conoscevo assolutamente. Passa Maria, vedo che mi rivolge la parola, quindi educatamente mi tolgo una cuffietta e mi fa, che cosa fai qua? Dico, che domanda, che faccio? Sto al programma serale. Dice, guarda, domani l'apparizione sarà all'aperto. Perché era all'aperto e aperta a tutti? Perché incominciava il ritiro mondiale dei sacerdoti, e in Međugorje c'erano presenti 700 sacerdoti di tutto il mondo, e allora gli avevano chiesto di poter assistere all'apparizione. Un altro avrebbe detto subito sì, grazie,
Io invece che faccio? Tolgo l'altra cuffietta, mi alzo da terra e le dico: Maria, sto giro è la Madonna che deve venire da me, non io da lei. Silvana sprofondata sottoterra dalla vergogna. E Maria mi tocca sulla spalla e mi fa: credo che però ce n'è tanto bisogno, e se ne va. L'indomani, alle 3 del pomeriggio, Silvana incomincia a fare la vedova inopportuna. Ti ricordi quel passo, no? In cui c'è questa vedova che insiste, insiste, sino a quando non ottiene quello che vuole. Silvana come fa lo stesso. E alle 6:15, dalla disperazione per non sentirla più, gli dico: andiamo a sto programma. Ovviamente era impossibile arrivare sul luogo, perché era strapieno, erano i giorni dell'anniversario, non si poteva entrare. Ma non mi sono scomposta, c'era una bella pietra, una bella pianta, e faccio per sedermi. Mentre faccio per sedermi passa l'incubo mio, Maria Veggente. Passa Maria, mi vede? No, no, tu vieni dentro con me. Ah Maria, ma dove vai? Ma non vedi quanta gente che c'è? Io: ma dove vai? E lei mi fa: no, no, tu vieni dentro con me. Ah Maria, tanto o dentro o fuori sta Madonna non la vedo, sto qua fuori che almeno sto fuori al fresco. Che fa Maria da brava croata, potestà, mi prende per il colletto della polo, mi alza da terra letteralmente e di peso mi porta sul luogo dove sarebbe stata l'apparizione. Lì incomincia a pregare, io stavo proprio accanto a lei in ginocchio e mi accorgo di questo viso molto luminoso al momento in cui appare la Madonna, e io inizio a osservarla bene, e vedo che muove le labbra, e lì mi prende un pensiero molto spirituale, che inizio a pensare: ma questa con la Madonna ci parla in italiano e in croato, ma che lingua usa? Questo lo dico per dire che non capivo niente di quello che stava succedendo, ma a un certo punto qualcosa succede, qualcosa di meraviglioso, perché inizio a sentire innanzitutto un calore che parte dalla punta dei capelli, arriva alla punta dei piedi. Avevo la sensazione di delle braccia che mi cullavano, come un bimbo che viene cullato dalla propria mamma. E subito dopo una mano che mi strappa il cuore. Lì ho pensato di morire di infarto, perché è stato dolorosissimo, ma immediatamente un'altra mano che mi metteva un cuore nuovo. Era come se avessi subito un trapianto di cuore. Bellissimo. E da quel momento del trapianto una pace è entrata dentro di me. Da quel momento. Attenzione, il dolore non era sparito. Il dolore si era trasformato. Io da quel momento ho imparato una cosa: che a Gesù non bisogna mai chiedere di togliere un dolore, è tempo perso. Gesù il dolore lo trasforma, e io l'ho capito da quel giorno. Ho imparato a non chiedere più a Gesù di togliermi un dolore, perché Lui lo può solo trasformare. Lì finisce l'apparizione, Maria si alza e fa quello che fa sempre, spiega quello che è avvenuto e si rivolge alla gente, dice: la Madonna quando è venuta ha pregato su ognuno di voi e vi ha benedetto. E poi con il microfono in mano mi guarda e mi dice: la Madonna fa suo il dolore che porti nella profondità del tuo cuore, ma da oggi solo lei ti farà da mamma. Sono scappata. Immagino. Maria mi ha rincorso. Immagino quello che hai vissuto proprio internamente nell'anima. Mi ha rincorso e mi ha detto: dai, vieni a casa e ti offro qualcosa da bere. E lungo il viale di casa sua mi fermo e le dico: Maria, ma tu là dentro ce l'avevi con me? E lei mi fa: io no, ma Madonna sì. E da quel giorno ho scoperto di avere una mamma speciale, una mamma 24 ore su 24. Adesso ti senti molto legata alla Madonna. Sì, sì, sì. E proprio perché non serve internet, non serve niente. Con Maria basta avere un semplice rosario tra le mani ed è Maria che ti prende per mano. E cosa fa Maria? Ti porta Gesù, perché lei è la donna dell'umiltà, lei non tiene
non tiene e niente. Quello è il suo obiettivo. Non tiene niente. E quindi come un figlio ti porta. E ho scoperto poi un'altra cosa con Maria. Io davanti al dolore ero sempre scappata. Maria stabat sotto la croce. Maria è stata. E allora capisci che davanti a un dolore non bisogna scappare. Non bisogna scappare. Capisci che non sei solo, perché Gesù su quella croce ha detto a sua madre: madre, ecco tuo figlio. E a Giovanni gli ha detto: ecco tua madre. E poi noi lì ci fermiamo sempre. Ma il passo continuo è bellissimo, perché il passo dice una cosa molto bella. Da quel momento il discepolo prese con sé sua madre. Sua madre. Quindi la donna Maria è la donna del movimento. Già dal momento del concepimento va da sua cugina. Maria non è mai stata ferma, neanche quando è nato Gesù, perché ha dovuto partorire fuori. Ecco, la donna del movimento, anche nel dolore, non siamo noi che dobbiamo andare da Maria, è Maria che viene da noi. Questa cosa per me è stata la svolta, il non essere più sola davanti al dolore. Ed è stato un altro step. Appunto, un altro step, perché poi quello successivo ti porta a Cascia. Cascia. Come sei arrivata qua al monastero di Cascia? Io ci sono da 10 anni. Sì. Voi penserete per Santa Rita, ma io ci sono arrivata per le fettuccine al tartufo, perché io in quell'anno avevo chiesto proprio un anno, chiamiamolo sabbatico, di riposo. Avevo bisogno di capire cosa Gesù mi stava chiedendo, perché c'era qualcosa che dentro di me non andava. E un collega, quindi ero ritornata a rifare la cuoca, la mia attività normalmente, mi propone di andare a Cascia, non da Santa Rita, a mangiare il tartufo. E finito di mangiare mi dice: andiamo da Santa Rita, la santa dei casi impossibili. E questa nel mio curriculum vitae mi mancava, devo dire la verità. E dico: forse mi può aiutare. E quindi sono entrata nella basilica, ma c'erano diversi pellegrini. Avendo vissuto qualche anno a Međugorje, mi hanno riconosciuto. E allora non volevo incontrare nessuno, volevo starmene per conto mio. Sono scesa alla basilica inferiore. E lì entro, trovo un'altra monaca, oltre Santa Rita, c'era la Beata Fasce. Ma mentre sono lì, sento nel cuore: fermati. Esco, prendo il telefonino e chiamo Mariella. Mariella è una persona che ti è stata vicina speciale, in quegli anni. Speciale, che era una psicoterapeuta. Che chiamo e dico: Mariella, credo che dobbiamo sentire uno psichiatra. Fa: perché? Dico: perché mo sento pure le voci. Senti le voci, dove stai? E dico: guarda, sto in un posto dove le monache le mettono tutte in orizzontale. Mi va: smettila e dimmi dove stai. E dico: sto a Cascia. Stai a Cascia, stai da Santa Rita. Non andare via da Cascia senza parlare con Sor Giacomina. E io risposo: senti, io con i pinguini non ci parlo, ma ci manca pure la monaca. Vai e obbedisci. E quindi con tanto coraggio, ma proprio con tanto coraggio, sono 20 metri di salita ed ero terrorizzata andare da sta monaca. Perché ero terrorizzata? Perché quando ero piccolina, io avevo circa 7-8 anni, avevo una zia badessa delle monache romite battistine che le aveva riformate. E una volta la clausura era proprio rigida e quindi io potevo solo vedere mia zia, le altre monache avevano un velo davanti. E quando i bimbi che cosa fanno? La zia gli dice di togliersi il velo davanti. Zia, e un giorno il velo gliel'ha tolto. Ma era bruttissima, aveva i baffi, era qualcosa. E io rimasi talmente scioccata che dentro di me disse: era meglio che se lo tenesse. Quindi avevo un'idea un po' strana delle monache di clausura. Quindi sono arrivata a sto parlatorio, suono sta campanello e mi apre
una monaca invece tutta sprint, alta, con gli occhi azzurri. E dico, cerco Suor Giacomina, ah, sono io. E dico, mi manda la dottoressa D'Angelica, Mariella. Ah, Mariella, come stai? Tutto bene. E dico, non so perché mi abbia mandato qua. Io so solo che ho preso un anno per capire cosa Gesù mi chiede, l'anno sta finendo e devo decidere. E ricordo che lei mi ha risposto, l'importante che prendere un anno non sia perdere un anno. E lì, messaggio chiaro. E quindi sono uscita, gli ho detto l'ennesimo dottore nel tempio e me ne sono andata. Per una settimana ho fatto il pollo arrosto nel mio letto perché ripensavo a quella frase. L'importante è che prendere un anno non sia perdere. Allora, essendo che a me piace un po' Gesù metterlo alla prova, e Mariella continuava a dirmi è la persona giusta che ti può seguire e che stiamo cercando, perché Mariella diceva in un cammino umano deve essere accompagnato da un cammino spirituale, non devono sovrapporsi, ma l'uomo è fatto di un'anima, di un corpo, di una mente, devono camminare insieme. Io ti posso aiutare, ma abbiamo bisogno di una persona che ti segua spiritualmente. Allora un sabato sera tornavo dal lavoro, erano le 2 del mattino, e dissi, va bene Gesù, se questa persona me l'hai messa tu accanto, io adesso le scrivo un'email e mi deve rispondere. Voi direte, l'indomani? No, subito. Quindi ho scritto questa email consegnandole l'anima, tutto quello che era il mio travaglio, e ho cliccato invio. 2 minuti neanche, mi arriva la risposta. Una suora che a quell'ora è pure sveglia. Ti aspetto lunedì a Cascia, che ci faceva una monaca di clausura. A quell'ora. Tu hai messo alla prova Gesù e Gesù ti ha risposto. Allora, l'indomani sento Mariella e dico, Mariella, ma ti sembra normale che alle 2 di notte una monaca stia su internet? E lei mi fa, perché a te sembra normale scrivere una monaca di clausura alle 2 di notte? Ci avevano ragione tutti. Il lunedì sono arrivata e la prima cosa che ho detto a Suor Giacomina, mi spieghi tu che cosa ci facevi davanti al computer alle 2 del mattino? E lei mi ha detto, se tu la smettessi di sfidare Dio, noi monache potremmo dormire. Io sfidare Dio? E che ho fatto? Non ho fatto nulla. Dice no, perché io stavo dormendo. Mi sono sentita prendere le caviglie, svegliare, e sentito immediatamente che dovevo andare a aprire le email, ma erano le 2 del mattino, ho dovuto andare a svegliare la badessa, e insieme alla badessa due pinguini andarono a aprire il computer, e in quel momento arrivò la mia email. È stato chiaro che da quel momento Gesù si era rifatto presente, quindi concreto. Quindi Cascia è diventata la tua meta, la tua casa? È diventata la mia casa, sì. Il giorno l'8 settembre, dedicato proprio a Maria, mi sono trasferita qui a Cascia. All'inizio ho collaborato con l'Hotel delle Rose e dopodiché ho sentito proprio il bisogno di ritirarmi. E quindi ho avuto questo regalo di vivere un anno in monastero e di comprendere concretamente Marta e Maria. Io ero tutto Marta. Difenderò a vita Marta, perché se Marta quel giorno non c'era, Gesù non mangiava, quindi sarà per sempre Marta. Ma non c'era Maria. Con la vita contemplativa ho compreso che non c'è Marta senza Maria e non c'è Maria senza Marta. Vanno di pari passo. Sì, dei contemplativi attivi. Oggi la mia vita mi chiede questo, di essere una contemplativa attiva. Un'ultima domanda, perché hai deciso, diciamo, di raccontare la tua storia in un libro? Già l'avevi fatto con il libro precedente, però diciamo mancavano certi tasselli che invece hai completato e messo con questo libro. Allora, diciamo che questo libro mi rappresenta in tutto, rappresenta proprio una rinascita in tutti i sensi,
e io ho ricevuto proprio questo battesimo sotto condizione, perché non si trovava sto certificato di battesimo, ma da quel momento ho sentito proprio una rinascita. E il terremoto ha contribuito tantissimo. Noi qui nel 2016 abbiamo avuto questo terremoto, che è stato un terremoto esteriore ma anche interiore, e mi ha permesso di fermarmi a mettere proprio nero su bianco ciò che era tutta la mia storia. E questo libro vuole essere un'opportunità di dire a tutte le persone: tu puoi vivere il dolore più tremendo, da una malattia, una perdita, a un disagio, ma c'è un Dio che ti ama, c'è una speranza, e questa speranza non te la potrà togliere nessuno, non te la potrà togliere un terremoto, una malattia, una morte. Nessuno potrà mai toglierci la speranza. Io dico sempre che nella mia vita ho sperimentato tutto, tutto, e non mi sono mai sentita libera. Io mi sono sentita libera quando ho sperimentato l'amore di Dio nella mia umanità. E questo libro, se uno lo legge, è una ricerca continua. Non è che c'è la prima conversione e poi è tutto, no. Ogni volta c'è un'esperienza diversa, ed è un libro che va dal ragazzo di 14 anni alla persona che ne ha 90. E quando mi scrivono e mi dicono: ho letto il tuo libro e oggi sono seguita da un centro per anoressia, una ragazzina di 16 anni, e per me il libro ha già vinto, ma ce ne sono un miliardo di storie che ricevo ogni giorno, che mi dicono: ho letto il tuo libro e ho trovato la risposta. E dove l'ho trovata? In Gesù. Io non sono niente, non sono nessuno. Hai vinto. Ho vinto. Grazie Mariangela, grazie per averci raccontato la tua vita, e grazie a tutti voi, un saluto da Cascia.